dopo di me. Il gioco da dopo. Quindi non vabbè. No, è con noi. È impossibile. È con noi, lo decido io. Ma non si può, perché volete vincere. Oggi sono arrivato settimo. Hai visto? No, è con noi, ragazzi. Scusate. Aiutami a commentare. Però io non so cosa va bene. Vabbè, meglio di così. Allora, voi volete Pneuma nei veterani o nei nuovi? Però io soltanto ora sto diventando una minaccia. Dovevamo uscire un criterio. Perché è suicidato? Ah, stanno facendo. Sarà button check. Stanno facendo davvero button check nel 2019 alle 18.35. Vabbè, comunque, io ho giocato con la Lucia di Impasse per allenarmi questo mensile. E secondo me ci sta. È più agro di quello che tu ti aspetteresti. Però forse non è stata molto. Io non ho visto, stavo giocando contro Futuru. Vabbè, forse è sempre forza. Sì, forse è sempre forza. Diciamo che potrebbe fare judo, dato che la tua aggressività la trasforma in sua forza. Oh no, non ci sono. Ora ci sono. Tra l'altro ho perso l'elastico dei capelli. Quindi sono Chad. E inizia Lucina contro Inkling. Tra l'altro Forti contro Impasse. Ha preso Lucina specialmente per questo Inkling. Ah, addirittura. Yes. Quindi vediamo com'è che sfrutterà questo nuovo PG che ha aggiunto al suo arsenale. Comunque, per ora una situazione di vantaggio per Impasse. Mantiene tutto lo stage control. Situazione di trapping. Mantiene lo stage control, ottima whiff punish da parte di Impasse. Ah, qui sembra funzionare al momento. Wow, mi sta piacendo, forse ci vuole un pochino di personaggi diversi, anche Lucina non si vede completamente almeno. È vero. E qui con un up smash si porta a casa la prima stock. Me l'ha fatto poco fa in free play, ha punito il mio salto con l'up smash. Poi ha fatto la stessa cosa insieme. Bravissimo. A Porche. Perché? Anche perché Porche salta un bel po'. Sì, salta un sacco e i suoi salti sono più che altro difensivi. Salta molto indietro, quindi la squadra di Lucina è molto utile per questo scopo. Ci sta. Qui si portano ancora even. Vediamo. Ragazzi, non fate casino. Se dovete parlare me ne andate di là. Sì, Comunque, situazione even. Non troppo perché Impasse a stage control è un personaggio come Lucina che controlla molto bene lo spazio. Però situazione versata. C'è Inkling a ledge. Ottimo ledge trapping che ha, soprattutto con la bomba che al massimo tu vai nei. Ma sicuro? Ma scusa. Attenzione, ma mi sa tu? La trap air. Impasse in vantaggio, si trova tutto lo stage control dalla sua parte. Anche se a volte lo perde per poco, poi lo riacquista subito. Quella piccola perdita di stage control la usa per guadagnarne altro, raccare percentuale. Comunque, situazione di Edgeguard. Vediamo l'edge drop a fail, ottima opzione. Edgeguarding è fail. Era scacco matto, poi la bomba comunque attenzione, cerca di interrompere la combo di Pork con questo B che sin da frame 1 è invincibile, è essenzialmente un reversal. E un'altra volta lo fa, non vuole, essenzialmente in questo caso non rischia, anche se in sé è un'opzione rischiosa, ma sapendo come sta giocando Porche è meno rischioso del solito. Comunque, vediamo se Impasse riuscirà a prendersi questo game, perché sta giocando molto bene nonostante il nuovo personaggio che, ripeto, ha preso specialmente per Inkling. La poteva fare bene autoshield, ma non l'ha fatto. Probabilmente può essere i nervi. Riflessi non troppo pronti, ma comunque Porche riprende il vantaggio del match. Sta a un vantaggio di quasi 30%. Attenzione, aumenta sempre di più il suo vantaggio. Reversa dall'inizio del game.
per l'avevo dato morto in passe, dash trapping, riprende tutto lo stage control, usa una tecnica che di solito usa Tweak, ovvero quello di correre sotto l'avversario mentre questo ti sta facendo l'edge pressure. Ma comunque, edge trapping, vediamo. Niente, attrapper, no, missa. Vediamo cosa farà ora in pa- ah, attenzione. Niente, perché ha ripreso il vantaggio, ha ripreso le corde del match, non so come definirlo bene. Comunque, la situazione è abbastanza tesa. Entrambi i personaggi sono a kill percent essenzialmente. Quindi Inkling, a dire la verità, ha più difficoltà con questa percentuale a uccidere di Lucina. Dato che... peccato! La bomba colpisce la B Lucina quando è vulnerabile. Noi non abbiamo pensato a questo. Cosa? Cioè... niente, poi te lo dico. Ok. Comunque... la B Lucina può non sembrare vulnerabile, ma lo è. Dopo la finestra iniziale di invincibilità, dopo è vulnerabile, per esempio... Siamo amici da più di 4 anni, da giugno 2015! È pazzesco tutto ciò! No, vuol dire che io... 4 anni e mezzo! Ma ci vai tornare da 5 anni! E non so se ci siamo venuti subito, non credo, forse niente. 4 anni e mezzo che ci conosciamo, almeno. Sì, e io venivo da molto. Diciamo... Sì, sì, tu attenzione, Lylat! In passa sceglie Lylat! Quant'è? 107, da quanto... Ma quant'è che vive alto mare? Cioè non alto mare, proprio i primi tornei che ha fatto. Ma Lucina sull'Ilat contro Inkling? Tecnicamente può giaglare con le piattaforme così basse. Ma chi? Lucina? Sì. Perché lui no? È effettivamente un'arma a doppio taglio. Oltretutto c'ha un recupero veramente tremendo qua Lucina. No, veramente contro... no. No? Perché non è che slitta sotto l'Ilat. Quindi però il problema di... non sempre riesce a prendere il ledge e può essere stato molto pulito. Ma guarda, è molto più facile prenderlo con Lucina che per esempio con Roy. Ah, ok. Ma comunque... vabbè, Lylat va sempre scritto. Ah, in passe piace non ironicamente Lylat, quindi ci può stare, però... pure Pork counterpicca Lylat, quindi... arma a doppio taglio, ma vediamo cosa che farà in passe per poter prendersi questo game. Per poter ribaltare questo set che però sta andando in... attenzione! Porca non rispetta lo stage control. Si prende un F smash in faccia da parte di Impasse. Vediamo. Combo. Non fa troppi danni. 49 poteva fare di più, però... per esempio su Battlefield poteva fare di più. Comunque, Nair, Fair. Fair di nuovo. Ah, mannaggia, probabilmente un misclick quel dash attack. Novellini. Attenzione, Mato overshoota col rullo. Gli fa il buri. Prende lo stock. In passe non è stato troppo veloce a mashare. Era 90, poteva forse uscire. Non lo so. Ma comunque, Porca sta giocando bene in questo counter pick. Nonostante il primo game fosse stato un pochettino incerto, ma poi si è ripreso. Qua troviamo Porca molto, molto più sicuro. Strapping, missile setup, altro SD da parte di Impasse. Non so, non mi sembra troppo tiltato Impasse, lo vedo calmo per ora, però comunque Bolshack ti ha risposto. Ci siamo messi in contatto il day one di Smash 4. Poi il primo torneo che abbiamo organizzato è stato in aprile dell'anno nuovo. Quindi nel 2015 è andato alto mare. Ancora Smash Bros Palermo. Madò. Sì, mi ricordo che uscì il primo torneo fu a dicembre. Comunque uscì il primo raduno, credo. Sì, diciamo il primo raduno. Tra l'altro prima partita che feci era Pizzaiolo Dull. E io mi chiamavo Sam. Beh, perché ti chiami Samuele? Sì. Pure, cioè, tutti quelli che si chiamano Samuele, il primo nick che hanno è pure Porco. Ma comunque, prende Richter su Smashfield, la frusta copre gran parte di Smashfield, quindi ci può stare come pick. Sì, secondo me con Richter potrebbe fare molto meglio, potrebbe farci vedere molto di più. Però questa Lucina non è abbastanza. Vabbè, l'ha presa da poco, quindi... anzi, per averla presa da così poco, secondo me fa bene.
ma comunque un po' più di esperienza, sarà ok. Comunque sono molto belli questi setup che fa in passe, lancia la croce e poi la lascia ritornare così. Sono molto figli, fa pure alcune combo molto carine. Ma comunque sezione di ledge trapping, io ritengo in passe con Richter come il miglior ledge trapper della Sicilia, indiscusso. Se non sai come uscire dal ledge contro in passe, prendi molti 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 danni. E anche se sai come uscire, li prendi lo stesso danno. Di meno però. Comunque, vediamo che in passe sta vincendo questo game. La Lucina non ha funzionato, però il Richter sta funzionando. Attenzione, Bolshack, perfetto. No! Comunque, fun fact. Sono in momento casting, devo castare, bro. Vabbè, mettiti qua, bro. No, con me in poca serie. Ah, ok, chi c'è in Grand Final? Forse Truz? Sì. Ah, ma questa è Loser Final. Pardon, devo aggiustare. Oh, raga, comunque, ieri Forse Truz ha giocato con me ed è questo che l'ha reso fortissimo. Fortissimo. Che ha fatto? Non l'ho visto. Però quello è impazzo, non è Forse Truz. Bro, pazzo, bro, è devo pazzo. Castare, devo castare. Ma pure in passe. Vabbè. Allora, bro, praticamente, allora, c'è Richter che fa un Bayer fortissimo. Hai sbrasato. Bro, troppo. troppo. Ok. Comunque è un'intera stock di vantaggio per impasse. Sì, i primi due game ha preso Lucina in passe. Mamma mia, e sta vincendo. Ah no, ok. Ha sucato finora, ho detto ok. No, now, dai, il primo game stava vincendo. Now it's for real, bro. Il primo game stava vincendo. Di brutto. Eh sì. Si è suicidato, bro. Attenzione, è stato... a nice. Wow. Non può perdere. E infatti gli sta spaccando, lo sa, visto. Gli ha fatto lo scalpo quell'ascia. In passe vuole la seconda era un taglia. Era un Siu. Era un Comandante Siu e gli ha fatto lo scalpo con la sua ascia. Toro seduto in passe. E se Castlevania, mi sa la Castlevania. La Castlevania. La passe. Un'altra. Wow. Mamma mia, qua muore. Qua ci muore. Anche su Whiff Punish. Guardalo quanto lo sta punendo, porche. Ma è ancora vivo. Perché porche lo uccide. Invece eccolo qua. Reagisce al Dave. Lo punisce. Giustamente. Sì, esatto. Non è stata proprio una mossa troppo saggia. Ok, bro. Grande. Attenzione, le mega grande, combo fa soltanto 32%, può fare di più su Smashville, ma comunque non vuole overshootare. Attenzione, Juggle. Sono qua. Lo mette in situazione di edge trapping, vediamo cosa fa. Niente, perché non sa edge trappare. Vero. Un clown del presepe. Mentre in passe sa edge trappare molto bene. Comunque. Wow. Vediamo. Allora, sta rollando. Bro, ma se l'ha ripreso comunque. Sì, si è ripreso decentemente. Stava scassando. Attenzione, set break. Madonna, la DI dei campioni. La DI dei campioni. Ma che cazzo. La DI del campione. Attenzione, campione. Oh, let's go. Mamma mia. In passe. Abbiamo uno in passe. Prende il game. Porca, stava rimontando. Ma in passe ha detto no. Mamma mia. Quasi posso dire le parolacce. Bro, le parolacce sì. Ok, avete presente la gif di Richter che fa? Fanculo, ecco. In questo momento era in passe. Auguri in passe. Che dice fanculo al comeback di Porché. E ridono. Che stai facendo? Alfa, che stai facendo? Bro, tanto stanno parlando. Auguri. Bro. Ragazzi, è appena successa una cosa veramente bella. È successo. Praticamente è finita la partita, c'era la schermata di Vittoria. Abbiamo tra l'altro un altro schermo accanto a quello dove stavano giocando in passe Porché. Appunto, c'è la schermata di Vittoria su tutti e due gli schermi. Passa Schumpf e impazzisce. Fa: ragazzi, guardate, sono perfettamente sincronizzati. Assurdo, assurdo. E poi se ne è accorto. Schumpf è ritardato. Vedete, ritardato. Schumpf si è sbrasato. È uscito pure. Pazzo. Si è messo le mani tra i capelli. Oh mio Dio, sono sincronizzato. Incredibile, ragazzi. Guardate. Basta. Siete collegati alla stessa. L'abbiamo capito che è il compleanno. Vabbè. Comunque, auguri in passe. È sempre il suo compleanno. Auguri, quanto è brutto. Ok, a posto. Metti qua il nome proprio. Auguri in passe. No, hai tolto l'user final. Aspetta. Se lo metti auguri in passe. Al posto del nome. No. Bro, ok, quindi sì, noi abbiamo, lo mettiamo accanto al nome. No, per favore. Sì. Bro, basta scrivere proprio auguri in passe. Auguri in passe! Auguri in passe!
Mamma mia, raga, vi voglio troppo bene. Cazzo, sono i migliori community d'Italia. Comunque, mamma mia, PS2. Uno stage che non è... poi quando, allora, allora lo teniamo così in pass. Okay. Quando fa le stock, fa auguri, auguri, okay, un pass. Lo fai tu. Pass. Comunque, PS2 non è uno stage ma troppo maligno per Richter, perché è largo e può correre indietro e tirare sui proiettili. Però non è male pure per Inkling, che può fare tutte le sue combo pazzoide. Ma sì, cazzo, la migliore community del mondo, Alto Mare Smash. Ragazzi, vorrei segnalare una cosa. Cazzo. Ah, già. Già ce l'ho letto di Shun. È finito Shun, il mindset, sì, ragazzi. Sì, sì. È finito, sto perdendo ancora. Oh no. Shun, ma che fai? Stanno ancora giocando. Shun ha fatto tiltare entrambi i giocatori. Vabbè, comunque. Situazione di parità. Nonostante. Vabbè. Parlo. Oh, la bomba. Un'altra bomba esplode, però non prende in passe. Un'altra perché... bomba ancora. Porca, usa queste bombe in modo molto difensivo, molto molto buono. È come un bambino dello Zen che tira i petardi. Up throw per missa. Perché... Oh! Frame trap pazzissime. È ottimo, ottimo. Porca, è subito rientrato nel mindset dicendo: ma Shunf, mi fai ridere. Farà ridere anche in passe quando verrà scassato tra poco. Oh! Quindi è proprio... si è concentrato. No, Dio. Ma sei pazzo! Ma perché mi hai spostato la testa? Ma sei coglione, ma mi tiri l'acqua in testa! Non va tirata! Non parlo, mi gira l'acqua in testa, ma sei pazzo! Vabbè, comunque! Crono, che cazzo sei? Attenzione! Mi viene il raffreddore! In passe si trova un full stock indietro! Per colpa di Shunf, raga, Crono mi ha tirato. No, bro, dai, non usato. Non ha provato up throw pay. Hai sburrato. Forse non era in percentuale. Attenzione, legge dal roll. Vediamo cosa fa. Siamo su pin. E niente. Si fa, si fa. Ma comunque, è Bolshak, non è più Bolshak. È morto, non è Bolshak invece. Bro, un fazzoletto. Perché non vi accendete il computer? Muoio, se non no, ma bro, comunque Porca sta lavorando su un tristock. Senti, commenta Alfa, se non vuoi commentare va. Commento, ma stai zitto, mi tiri l'acqua di sopra. Comunque, oh, vedi, per ora Porca è in vantaggio di ben due stock e non riesce a killarlo. È in passe, non riesce a killarlo. Quindi, fra, io ancora non ho fatto auguri in passe perché non ho preso nessuna stock. È vero. Devo fare auguri in passe. Quasi auguri in passe, attenzione. Oh, auguri in passe! Auguri in passe. E comunque, lo stesso auguri perché finalmente ha rotto la curse e questa volta non arriva quarto. Vero, cazzo. Perché ha battuto Panda, si è preso la taglia. Let's go. Può rollare, non rolla. Rolla più tardi. Non decidi di rollare dietro. Anche perché Porca copre bene la roll indietro di quando tipo fa il multijab eccetera. Ma comunque Porca ormai ha questo match in tasca. Se in passe vince veramente il finisce tutto il mondo, bro. Yes. Però in passe sta un po' sucando, quindi non sì. Vorrei dirlo. Però mentre lo dico, Caster Curse impazzisce. Wow, invece no, ora si fa fare una bellissima tech chase da parte di Porca. Prova a rileggere la roll. Oh! E copre tutto. Copre tutto e copre tutto quanto. Auguri, vero? Auguri in passe. Auguri in passe. Auguri in passe. No, mi sa la grab. Rolla un sacco. E Bolshak. Non può perdere. Se in passe fa questo comeback, veramente. No, vabbè, Vedremo il momentum tutto dalla parte di impasse. Che è vero, è che vero. Potrebbe. Il game 3 lo scassa se fa il comeback. Esatto. Il volo devasta. Ma comunque di solito Porca non è qualcuno che si fa troppo condizionare dal momento. E invece up-throw? Up-throw per il non lo missa. Oh! Attenzione raga, ma impasse ha una DI incredibile. Io non ci riesco a fare DI da quella combo. In passo studia molto il gioco, quindi ci può anche stare. Pazzesca. Tra l'altro, questa DI. Con la dash è più basso della croce? Credo di sì. Infatti la croce la usa pochissimo. Game tesissimo. Mamma mia, in passo si sta cagando addosso. No! No, è morto, è morto. No, invece non è morto! Let's go! Let's go in passe. Let's go in passe. Mamma mia. Mamma mia, che paura. Tutti tifiamo per il pao. Una sciata. Un altro rewater.
rolla via. Inizio a sentire già a far mettere il muro in passe, però bellissimo Bayer timato alla perfezione per prendere anche se in passe stava facendo down tilt. In passe maestro, stage. Maestro la sua recovery, sa sempre come recuperare. No, no, pericolosissima questa F-Smash. Per fortuna non viene punito per quello. Un'altra ascia. In passa è continuamente a legge, continuamente scappando. Quattro ma riesce a tenerlo benissimo. No, ok, nessuno. Nessun modo. Evita! Qui. Mamma Madò, mia! Oh, passione! Ecco, è pazzo! Mamma mia! Un altro Bayer! E porca, se la porta a casa! Mamma mia, che game! Volevamo con un deck che gli salva la vita. Una clutch incredibile da parte di Porca che non si fa demoralizzare.